dice tutto di tutti. In collaborazione con... La Banca Mediolanum, oltre a essere vicino al cliente in modo commerciale, sostiene attività legate alla cultura e alla solidarietà. Assolutamente sì. Ogni anno Banca Mediolanum con i suoi Family Bank realizza circa 8.000 eventi di diverse tipologie, quindi da eventi di, appunto, di solidarietà, beneficenza, piuttosto che eventi culturali legati alla musica e all'arte in senso generale, portando anche, promuovendo luoghi storici come ad esempio quello in cui ci troviamo noi oggi. Come anche la fondazione che sostiene specificatamente eventi sociali e solidali. Assolutamente sì, Banca Mediolanum ha la Fondazione Mediolanum che sostiene progetti per i bambini del terzo mondo, quindi già, diciamo, partiamo già con questo, in un certo senso, insegnamento aziendale che poi viene trasmesso a tutti i Family Banker, ecco perché poi noi siamo così vicini al lavoro e alla territorialità. Ma come nasce poi il connubio? La scelta di sostenere questo artista straordinario, quest'arte in movimento, Vittorio De Marchi. Ho conosciuto, direi del tutto casualmente, Vittorio De Marchi quest'estate. Poi da lì, diventando io il suo family banker, abbiamo iniziato e intrapreso un rapporto professionale, ovviamente. Quindi direi che nel conoscere Vittorio, lui mi ha parlato della sua attività, della sua professione e delle cose meravigliose che fa, e subito gli ho detto e gli ho chiesto di poter realizzare qualcosa insieme. Oggi la conferenza stampa e la presentazione di alcune opere. Esatto, esattamente. Sono il risultato di 2 mesi di duro lavoro di questo progetto, e questo è, direi, che un risultato meraviglioso. Sono io, come i manager della mia area, siamo di Banca Mediolanum, siamo tutti veramente molto molto felici, molto soddisfatti di questo risultato. Assessore, intanto la ringraziamo per la sua presenza. Grazie a voi. Ma il suo assessorato segue con grande e intensa attività queste manifestazioni legate evidentemente al turismo, che poi portano tanto a cultura e viceversa, la cultura che porta il turismo. Esatto, intanto questo binomio è imprescindibile per l'Italia e ovviamente per il nostro territorio. Poi io sono anche abbastanza curioso, perché sennò secondo me non si può fare l'assessore alla cultura senza una curiosità, diciamo, di fondo. Anche curioso di provare forme nuove, no? Per quanto riguarda i finanziamenti, per quanto riguarda l'approccio con i cittadini. Ecco, forme nuove significa mettere insieme pubblico e privato. Si è detto da sempre, però è anche abbastanza originale che una banca comunque sta dentro un progetto culturale. Perciò credo che questa sia la strada giusta. Cioè, la strada giusta è quella che in un momento di debolezza
enorme nel nostro paese, dobbiamo essere capaci di fare sinergie, squadra, dobbiamo essere capaci di rompere gli steccati che purtroppo in Italia sono duri anche a morire, e questa è una circostanza, diciamo, a me pare positiva. Come nasce la collaborazione di due eccellenze, lei nel mondo dell'oro e Vittorio nel mondo dell'arte, delle tele, poi vestiti? Io ho conosciuto Vittorio qualche giorno fa, è nata questa sinergia, perché anche lui è un artista, come mi definisco anch'io un artista, e ci siamo incontrati, questa sinergia, questo incontro, e a me ha suscitato un grande interesse, anche perché per me è una cosa nuova nel senso che fare dei gioielli con la tela di un artista è una cosa per me fantastica. E anche io mi sono messo in gioco su questa cosa. Perché mi sono messo in gioco? Perché è chiaro, fare dei gioielli un po' diversi dal solito gioiello delle grandi griffe, come potrebbe essere, non faccio nomi, perché e questa è una cosa un po' particolare, perché l'artista deve un po' evadere dal solito gioiello, e questa è l'occasione giusta, incontrando questa straordinaria persona mi ha permesso di creare nuove cose adatte anche a giovani e anche di una certa età. Siamo in un posto straordinario, Antichi Forni, che è una galleria d'arte permanente, con un artista di questa terra che dalle tele crea un abito di alta moda, una borsa, oggi anche un gioiello. Sì, sì, tra l'altro quello che un po' ci abbiamo in comune, quello che ci lega, è questa visione innovativa, in questo caso anche dell'arte, sia sotto il punto di vista della pittura piuttosto che della gioielleria, come abbiamo visto, no? Quindi oggi essere banca innovativa permette di avere una relazione molto più forte, molto più produttiva con i nostri clienti, ed è per questo che promuoviamo in maniera continuativa su tutto il territorio eventi di questo tipo. Vittorio riesce sempre poi a sorprenderci, perché questo suo dinamismo, voglia di fare, e questa sua presenza da qui a poco nel Qatar, vicino agli Emirati Arabi. Beh, veramente Vittorio a me non mi sorprende, perché Vittorio lo conosco da anni, è un grande artista. È un artista, posso definirlo quasi esclusivo, perché con le sue opere poi fa veramente delle belle cose uniche al mondo. E abbiamo sentito anche alla conferenza stampa sia Vittorio sia il personale della banca sia l'assessore alla cultura che di Vittorio ce n'è uno solo. Molti non sanno che cosa vuol dire arte in movimento. Arte in movimento è un dipinto, un bel quadro, e che poi dal quadro vengono fatti questi abiti, per cui io devo dire che Vittorio lo conosco da anni, lo seguo e rimango sempre più, devo dire, contento, felice e soddisfatto del settore della moda. Anche se tu fai un altro tipo di attività, ma ti vedevo abbastanza attento, no? A questo segmento, la moda, perché tu vieni dal mondo dell'immobiliare. Esattamente, la mia società che opera ormai da 15 anni nel settore immobiliare, Mavors si chiama, nasce come Mavors, e che ha cercato l'arte di operare anche in paesi stranieri, come sta cercando di scoprire Vittorio, il Qatar. Conosci un po' quella zona lì? Qatar, sì, ho provato ad entrare in un settore un po' particolare, perché Qatar è una nuova scoperta, è un paese che investe molto soprattutto nella formazione, e anche l'immobiliare prevede la formazione per la loro forma mentis, essendo passato prima per Dubai, sempre comunque Medio Oriente, dove sono mercati molto floridi da questo punto di vista. E allora, la moda però è prima nel mondo, la moda italiana è prima, ma è tutto estremamente legato, perché comunque quando si muove un settore, chi va a fare moda ha bisogno di abitazioni, allora si creano anche dei quartieri per gli occidentali che poi sviluppano la loro attività in quei posti, per cui... Vittorio diceva anche che lui, scusa perché ti interrompo, diceva anche che addirittura lui fa delle linee di design addirittura per l'arredamento. Certo, per l'arredamento, poi chiaramente il residenziale soprattutto, certe zone vengono personalizzate anche sia dall'arredamento che dalle rifiniture stesse, dove l'arte può avere il suo spazio e trovare la sua creatività, il suo sfogo creativo anche nell'arredo e nel completamento delle rifiniture di un immobile. Parliamo di materiali, sì. Oggi si sa che si gira il mondo in un attimo, quindi ci vogliono sempre materiali innovativi che rispondono a queste nuove esigenze, la ricerca è sempre avanti, e questa collaborazione con la sua azienda, con Vittorio De Marchi. Sì, è nata quasi per caso, nel senso che ci siamo incontrati via
telematicamente, poi ci siamo conosciuti e è nata questa idea di collaborare per creare qualcosa di nuovo. Specificatamente, quindi parliamo di pelli. Sì, parliamo di pelle in abbinamento con le tele, che sembra quasi, diciamo, impossibile, perché dicono come si fa a lavorare una tela. Beh, se una tela è una tela abbinata con la pelle, si può fare tantissime cose. Si può... C'è anche un ritorno oggi alla pelle, no? Beh, la pelle sì. Viene utilizzata anche nel design dei gioielli, sì. Oltre che nell'arredo. Sì, sì, la pelle fa parte del mondo, della moda, quindi bisogna trovare la pelle che si adatti a determinate lavorazioni, perché la pelle per mobili, arredamento, non può essere una pelle per abbigliamento o pelletteria, perché ogni pelle ha il suo corrispettivo di articolo. Avete già pensato a un prodotto tipo da lanciare sul mercato? Stiamo studiando con Vittorio qualcosa veramente di bello e unico. Vittorio De Marchi, figlio di questa terra straordinaria. Oggi un incontro con la stampa, un brand internazionale, Banca Mediolanum, che sostiene i tuoi progetti che sono veramente straordinari. Poi grazie. Dalle tele, gli abiti, oggi anche dei gioielli. Io ho avuto l'occasione di conoscere un artigiano addirittura maceratese, quindi della mia città, che non conoscevo. È stata una scoperta straordinaria, perché evidentemente nessuno è profeta in patria, e questo è un artigiano che secondo me dovrebbe lavorare con i grandi della gioielleria, e quindi abbiamo messo insieme un altro creativo, abbiamo messo insieme le nostre sinergie e stiamo collaborando a una serie di gioielli dove viene intrecciato l'oro addirittura con le mie tele. Quindi sono le cose molto particolari che vengono create apposta per determinati abiti. La scelta anche di questa location, dove si respira ancora un'aria antica, appunto gli antichi forni, come mai proprio qui? Ma diciamo che questo è uno spazio espositivo del comune di Macerata, tra i più belli, tra i più caratteristici, che viene adibito proprio per i grandi eventi. Quindi dalla collaborazione che è nata con Banca Mediolanum e ovviamente con l'amicizia di vecchissima data con l'assessore alla cultura della provincia di Macerata, il dottor Bianchini, abbiamo dirottato per questa sede, e credo che la scelta non possa essere più appropriata, perché credo che sposi benissimo quella che è la mia pittura, quella che è tutto il settore dell'alta moda. Quindi abbiamo visto anche un laboratorio, no? Un po' un piccolo laboratorio delle tue, sì, cose. Esatto, praticamente diciamo che questa era un'esposizione. I quadri che voi avete visto erano stati preparati, era tutta una forma di preparazione per il Qatar. Io devo fare questo grande evento nel Qatar, uno spostamento di 300 opere, tra quadri, alta moda, gioielleria, soprattutto arredamento e design, dove sto collaborando con Art Factory, che è un gruppo straordinario, credo uno dei migliori al mondo, per la realizzazione di prodotti di design esclusivi. E quindi c'è in programmazione questo evento che credo sarà intorno a maggio, perché i tempi di preparazione non saranno inferiori ai 2 mesi. Io visterai tutti lì, questi colori, queste tele, questi gioielli. Io me l'auguro, diciamo che... Gli arabi sono molto sensibili a queste culture. Assolutamente, diciamo che la prima conquista, che per me è fondamentale, è stata quella di aver conquistato il cuore del mio sponsor, che è una qatarina, quindi la dottoressa Nadia Tausi, che è vicepresidente di un gruppo grossissimo nel Qatar. Abbiamo avuto proprio un collegamento in diretta non più dell'altro ieri, c'erano con me tutti gli amici di Mediolanum, avremmo voluto fare una diretta qui dagli antichi forni, ma per problemi di connessione non è stato possibile, quindi l'abbiamo anticipata, abbiamo fatto questa diretta, c'era lo sceicco Jamal Sabeh al-Qatani della Casa Reale Qatar, quindi mi ha detto vieni, ti aspetto per costituire quella che sarà la Italian Doha Fashion con Vittorio De Marchi. Quindi diciamo il Qatar è la strada aperta, apertissima. Quindi grandi progetti. Ma sì, oramai la mia destinazione è il Qatar, questo credo che non ci siano più dubbi, perché c'è il futuro. C'è un nuovo mondo che si apre. Ma si apre un nuovo mondo anche per molte aziende italiane, perché come tu sai qui non è solo pittura, fondamentalmente è alta moda, arredamento e design, gioielleria, quindi c'è un coinvolgimento,
ci sarà un coinvolgimento di molte aziende italiane, quindi è una grossa opportunità. Una filiera. Si sta parlando di gruppi di lavoro da costituire là. Io non amo molto questa cosa, preferirei che le aziende italiane lavorassero in Italia, producessero in Italia e portassero i soldi in Italia. E quindi sto traccheggiando da questo punto di vista, non lo so se ci riuscirò, io ci provo. Intanto la conferenza stampa mi pare abbastanza sostenuta e seguita, hai colpito ancora una volta il cuore un po' dei tuoi concittadini, perché tu sei di queste terre, dicevamo all'inizio. Sì, io sono nato a pochissimi chilometri da qui, quindi sono vissuto per tanti anni qua, ora ho lavorato qui, poi ho fatto un po' il giramondo, sono stato in Canada, sono stato 2 anni nella splendida Sicilia, ora sono ritornato nelle Marche per preparare quella che sarà la mostra per il Qatar e presumo che sarà la mia ultima residenza qui in Italia, perché poi spostandomi là la mia residenza sarà in Qatar. È ovvio che ci sarà un avanti e dietro continuo, perché io lavoro con le aziende italiane, la vogliono il Made in Italy, la Cina non piace con tutte, e quindi lavorando col Made in Italy necessariamente il mio rapporto sarà con le aziende italiane. E allora il prossimo appuntamento sarà a Doha, sicuramente a Doha. Arrivederci e grazie a tutti.